Ciao donne in cucina, ciao uomini in cucina. Allora oggi andremo a fare un preimpasto per fare del pane. Allora, mo un attimo vi dico una premessa. Allora, l'altro giorno, solitamente io quando vado a fare la spesa prendo il pane al bancotaglio, quindi magari non ci faccio caso a quanto costa il pane. Quindi metto tutto nel carrello e su una spesa di 70-80 euro non pensi a quanto possa costare quel pane. L'altro giorno avevo un po' di tempo, allora sono andata alla Coop, mi sono fatta un giretto così e a parte premetto che da quando ho il bimbi comunque faccio molto più caso ai prezzi. Perché penso, ma cavolo, se me lo faccio io mi costa molto di meno, ma tante altre cose, pure le cose già pronte, comunque hanno prezzi inaccessibili per una famiglia con quattro figli. Se devi pensare di comprare delle cose già fatte, spenderesti un botto di soldi. E allora stavo vedendo il pane e allora vedo le baguette. Allora, non c'è un pane sotto i 3,50 euro al chilo, cioè 3,50 euro, ma è minimo 3,50 euro, perché partiamo da 3,50 euro a 3,70 euro, 3,90 euro, 4,10 euro, 4,50 euro, 5 euro al chilo per i pani più tipo i toscani cotti a legna, i pugliesi. Quando in Puglia un chilo di pane costa 1 euro, cioè qui lo paghiamo 4,50 euro al chilo, è un'esagerazione. Allora ho pensato, cavolo, ma io con 60 centesimi di farina, 60 centesimi di lievito, anzi pure di meno perché me ne serve di meno. L'acqua la pago dalla CIP e l'elettricità del forno. Quanto mi vorrà costare 45 minuti di forno? Non mi verrà a costare comunque 5 euro, no? Ma a parte questo, siamo arrivati a prezzi esagerati di tutto, di tutto. E il fattore del pane un po' mi ha lasciato un attimo pensare, perché vabbè, noi non ne mangiamo eccessivamente, ma metti famiglie con 4-5 figli che comunque sia devono avere un accompagno a quello che mangiano, perché non è che gli puoi dare 3 kg di prosciutto senza pane. Comunque il budget di una famiglia grande è limitato, quindi se noi andiamo a comprare 2 kg di pane e dobbiamo spendere 10 euro, allora tanto vale che facciamo 2 kg di pasta. È un prezzo esagerato, quindi ho deciso oggi di fare il pane. Però logicamente per il pane c'è una lavorazione un po' più lunga, quindi basta organizzarsi, così oggi farò il preimpasto e dopo 24 ore farò il pane. Adesso che ho il tempo in questi giorni perché sto in cassa integrazione, voglio provare a fare il pane. E voglio provare a fare il pane con la ricetta bimbi, ovviamente, perché ho il bimbi e quindi voglio usarlo, voglio ammortizzare la spesa comunque di una cosa funzionale e utile, facendo tutte le cose che se andassi a comprarle mi costerebbero il triplo. Quindi con il bimbi comunque risparmio tantissimi soldi, perché ho notato che se prima facevo 100-150 euro di spesa a settimana, adesso ne faccio 60-70, perché utilizzo comunque tante cose che magari ho nel frigorifero, che in una quotidianità normale magari tante volte o mi scade o non faccio le porzioni giuste, mi avanzano e poi mi va male, mi rimangono nel frigo. Invece con il bimbi riesco a fare delle porzioni precise. Poi adesso con questa nuova normativa che più di 6 persone non si possono invitare, abbiamo il nostro boccale per 6 pasti e quindi facciamo le ricette per 6 precise precise. Di più non ci possono entrare, quindi di più il bimbi non le fa per 6, le fa per 4, per 2, per 1, per quello che volete. E quindi allora oggi andrò a preparare l'impasto del pane, anzi il preimpasto, perché per ricetta a bimbi. Adesso andiamo sul portale, sul nostro portale, e andiamo a prendere la ricetta che io già mi ero salvata, perché voglio fare un pane tipo ciabatta. Il pane tipo ciabatta
al supermercato, al panificio, ti costa sui 3,50-3,90 euro al chilo. E sinceramente un chilo, avete presente quant'è un chilo di ciabatta? Te la mangi in mezzo chilo, te la mangi da solo, perché comunque è molto gonfia, quindi la mollica non ha tanta sostanza. Quindi un chilo di ciabatta in quattro persone se la fanno fuori tranquillamente a pasto o a cena, capito? Quindi andremo a fare il pane tipo ciabatta con una spesa di un euro. Perché comunque ci vuole mezzo chilo di farina di Manitoba, il nostro lievito e l'acqua. Quanto avremo speso? 1 euro. Top. Quindi andiamo a, ci dice di fare il preimpasto. Quindi 1/8 di lievito di birra, 1/8 di lievito di birra. Allora, se facciamo un calcolo matematico, facciamo allora, un cubetto è 25 grammi. Quindi facciamo 25 grammi diviso 8. 8, 16, 24. Stiamo a 3, no. Oppure, se volete essere più sicuri, dividete in 8 i cubetti, il cubetto, e ne prendete un pezzo solo. Quindi andrò a prendere il mio lievito e taglierò i miei 3 grammi di lievito. Mo vediamo. Mettiamo la tara. Quindi vediamo quanto lievito abbiamo messo. Oh, troppo, pure di meno se ne va. Non penso. Ok, proprio poco 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 ce ne va. Ok, questo dopo lo rimettiamo nel congelatore. Se non lo utilizziamo, lo possiamo mettere nel congelatore. Quindi andiamo a mettere il nostro lievito lì. Ok, adesso ci dice di mettere 50 grammi d'acqua. Quindi rimetto la tara. Mi dice di posizionare il coperchio con il misurino. E me lo farà sciogliere a 37 gradi per 1 minuto a velocità 3. In modo che così un po' si scioglie. Quindi ho pensato che tante cose, cioè tante volte c'è chi ha i bimbi ma non lo usa più di tanto, perché forse secondo me non si rende conto delle potenzialità che ha il bimby. Comunque noi con il bimby possiamo fare tante tante cose senza usare i fornelli, senza usare il forno, tante ricette veloci, facili per fare una cena, per fare un pranzo, un sugo. Dobbiamo andare a prendere i nostri bambini a scuola, mettiamo sul sugo, andiamo a prenderlo, lui fa da solo, cucci cucina il sugo e quando finisce si stoppa. Quindi è utile, si risparmia tempo, si risparmia denaro, si risparmiano gli alimenti, perché ti dà le porzioni giuste in modo da non fare dello spreco. Molti dicono che il bimby è costoso, è vero, è un investimento, è come se fosse un diamante, è un investimento che comunque si ammortizzi con il tempo che usi per fare dell'altro, la spesa, che comunque sia ti regoli quando fai la spesa e le porzioni, perché tante persone magari fanno delle porzioni eccessive quando cucinano e poi le cose le lasciano nel frigorifero e se le scordano. Quindi è tutto cibo sprecato, che di sti tempi assolutamente non bisogna fare. Quindi, allora, il nostro lievito con l'acqua si è sciolto. Quindi adesso andremo a mettere 500 g di farina di Manitoba. Ok,
500 grammi, mettiamo la tara e mettiamo i nostri 500 grammi di farina di Manitoba. Ok, andiamo avanti, ci dice di aggiungere i restanti 200 grammi d'acqua, quindi andiamo a aggiungere i 200 grammi d'acqua. Ok, posizionare il coperchio con il misurino e girerà per 2 minuti a spiga. Quindi noi faremo girare il nostro, la nostra farina, il nostro preimpasto 2 minuti a spiga. Comunque il tempo di preparazione, a parte la lievitazione, comunque è molto breve. Alla fine, se noi ci organizziamo 1 o 2 giorni prima, possiamo preparare tranquillamente in 5 minuti il nostro preimpasto e metterlo nel frigorifero per 24 ore. Il giorno dopo andiamo a sistemare l'impasto e poi a cuocerlo nel forno. Quindi vi dico una cosa, allora la farina di Manitoba è una farina ad alta idratazione, quindi spesso assorbe molta più acqua della farina normale. Quindi possiamo trovare che in una ricetta ci sono un tot di ml di acqua, però necessita magari di più, dipende anche dalla farina che usate. Adesso io nella mia spiga sto vedendo che comunque sia, diciamo che il nostro impasto ci sta, però mi è capitato con un'altra ricetta di rendermi conto che la farina di Manitoba mi assorbiva tanta acqua, quindi l'ho dovuta aggiungere un po' di più di quella che mi diceva la ricetta. Ovviamente voi magari un attimo a occhio ve ne rendete conto. Quando non viene quell'impasto bello omogeneo è perché evidentemente serve altra acqua, perché la farina di Manitoba è una farina che assorbe tanta acqua. Quindi noi adesso andiamo a vedere come ci ha fatto il nostro impasto, ed effettivamente è quello che un po' pensavo. Oddio, non è, vedete com'è? Rimane un po' così. Però io da ricetta bimbi lo lascio così e poi vedo, perché comunque questo deve lievitare per 24 ore, ok? Non mi sembra male, quindi non è sframicato come magari potevo pensare di trovare, invece è abbastanza compatto. Quindi cosa ci dice il nostro bimbi? Trasferire l'impasto su un piano di lavoro. Noi adesso il piano di lavoro ce lo creiamo. Io ho la mia stoglietta qui. Compattare l'impasto in un panetto. Vi ricordo che questo è solo il preimpasto. Il vostro bimbi tornerà pulito quasi. Quindi riporre il preimpasto all'interno di un contenitore con chiusura ermetica alto e stretto. Allora, intanto compattiamo il nostro panetto. Ok. Riporre, io ho questo qua della Tupperware, quindi lo metterò qui, all'interno di un contenitore chiusura ermetica alto e stretto. Ricoprire con la pellicola trasparente facendola aderire alla superficie dell'impasto. Quindi vado a prendere la pellicola trasparente. Prendo la pellicola trasparente e vado a
foderare bene il mio impasto, che deve aderire alla superficie dell'impasto, quindi più o meno in questo modo. Poi vado a chiudere il mio coperchio. Ci levo un po' di aria. Ok. Poi mi dice chiudere il contenitore con il suo coperchio già fatto e fargli evitare il preimpasto per 15 minuti in un luogo tiepido, quindi o potete metterlo nel forno a una temperatura molto bassa, tipo 30 gradi, 40 gradi, oppure davanti a una stufa. Poi, dopo questi 15 minuti in un ambiente caldo, ci dice di continuare la lievitazione per 24 ore in frigorifero. Quindi noi domani mattina ci rivediamo qui con il nostro impasto per il pane tipo ciabatta. Allora, dopo le nostre 24 ore di lievitazione del nostro pane, andiamo a prendere, vedete, il nostro preimpasto. Abbiamo fatto un preimpasto e poi l'abbiamo fatto lievitare per 24 ore. Adesso andiamo a fare il procedimento successivo. Quindi abbiamo fatto il preimpasto, ci dice di mettere a lievitare per 24 ore nel frigo, di chiuderlo ermeticamente. Ok, adesso ci dice mettere nel boccale la dose del preimpasto, 750 grammi a pezzi. Quindi andiamo a mettere la nostra tara e andiamo a prendere il nostro preimpasto. Risulta un po' appiccicoso. Ci dice di metterlo a pezzi e noi lo metteremo a pezzi. Mettiamo a pezzi. Ok, preciso 7,50. Andiamo a prendere quello che è rimasto. Ok, vedete, non c'è rimasto più niente. Adesso ci dice di aggiungere 130 grammi d'acqua. Andiamo ad aggiungere 130 grammi d'acqua, sempre con la nostra bilancia che pesa al grammo, di grammo in grammo. Quindi è precisa. Poi ci dice 15 grammi di sale. Ok. 25 grammi d'olio extravergine di oliva, andiamo a mettere i nostri 25 grammi, precisa, precisa. 5 grammi di malto d'orzo o 5 grammi di zucchero. Allora noi andiamo a metterci lo zucchero perché il malto non ce lo abbiamo, però io sapevo pure che si poteva mettere anche il miele oltre che lo zucchero. Quindi noi andiamo a mettere 5 grammi di zucchero. Ok. 50 grammi di farina di semola di grano duro. Andiamo a metterci 50 grammi di farina di semola di grano duro.
un grammo, ok, 50, deciso. Adesso ci dice posizionare il coperchio con il misurino avanti, girerà per 3 minuti con la funzione spiga e noi lo facciamo girare per 3 minuti. Ok, preciso. Lo faremo girare per 3 minuti. Allora, la mia ricetta di questo pane era per farvi capire che in pochissimo tempo, a parte il discorso di lievitazione, comunque si può fare il pane a casa. Ovviamente per chi non ha i bimbi, fare il pane a casa è un po' una rottura di scatole, perché devi impastare, devi sporcare, devi fare un sacco di cose. E invece logicamente chi ha i bimbi o chi ha intenzione di comprarlo troverà un vantaggio in tutto questo, troverà un vantaggio sia di risparmio sia di tempo, di risparmio economico sia di tempo, perché ci vogliono veramente 5 minuti per fare l'impasto, 24 ore di lievitazione e 5 minuti per rilavorare l'impasto, ma poi in base a tante altre ricette, magari sono tempi di lievitazione minori, ma anche a livello di altri ingredienti, di altri piatti, di altre ricette, comunque sia il dispendio di tempo è reale, mentre lui fa una cosa noi ne facciamo un'altra, il risparmio di denaro è reale, perché se noi andiamo a comprare una cosa già pronta, già cotta, già fatta, ci costa 10 volte quanto costerebbe il prodotto in sé. Quindi con un ingrediente, due ingredienti, tre ingredienti riusciamo a fare un piatto veloce, buono, che mangiano tutti, invece di andare a comprare una cosa che comunque sia costa un'esagerazione. Possiamo fare un sugo per i nostri bambini mentre stanno a scuola, andiamo a prenderli, lui cuoce il sugo, noi torniamo, buttiamo la pasta e si mangia. Il bimbi è un aiutante assolutamente valido in cucina, per chi sa cucinare è un aiutante, per chi non sa cucinare è un maestro, nel senso che lui ti dice passo passo le cose che bisogna fare, quindi anche chi non ha doti culinarie ma vorrebbe cucinare, oppure si sposa da poco, vuole fare ricette nuove, ha dei bambini piccoli, quindi ci sono dei menù per bambini piccoli, ci sono dei menù per l'omogenizzazione della carne, invece di comprare gli omogenizzati, quelli già pronti, comunque con dei conservanti, è meglio sempre farli freschi, i succhi di frutta farli freschi, la frutta frullata che devono mangiare i neonati, farla fresca. Ci sono tante cose che si possono fare con il bimbi, tante cose che avendolo logicamente si riesce a capire bene le funzioni. Visto da un video magari non tutte le funzioni si riescono a percepire, però vi dico che è veramente un valido aiutante e un valido maestro. Adesso ha finito il nostro impasto con spiga, andiamo a rimettere... Vediamo che ci dice, scusate. Risulterà un impasto morbido e un po' appiccicoso. Quindi trasferite l'impasto in una ciotola capiente e noi ce lo rimettiamo dove l'abbiamo preso. Vedete, questo è l'impasto che ha fatto la nostra spiga. E adesso il nostro impasto è molto molto appiccicoso. Ma per noi non è un problema. Lo rimettiamo nella nostra ciotola, se riesco a farcela, perché no, il mio braccio non è tanto. Abbiamo levato tutto il nostro impasto
dal nostro boccale. Quindi ci dice di coprire la ciotola con una pellicola trasparente, far lievitare in un luogo tiepido al riparo da correnti d'aria sino al raddoppio del volume, circa un'ora. Quindi un'altra ora a lievitare lo metteremo. Quindi andiamo a, intanto io per lievitare lo metterò dentro al forno. Accendo il forno, lo faccio scaldare un po' e poi lo spengo, così mi rimane caldo, non ha correnti d'aria perché il forno è chiuso ovviamente. Quindi lo metterò a lievitare dentro al forno tiepido, lo vado a chiudere con la pellicola nel frattempo. Io ho scelto, ho scelto il pane tipo ciabatta perché è uno dei pani che mi piace di più, sicuramente ha una lavorazione magari un po' lunga, però se scegliete di fare altri tipi di pani, magari quelli comuni, ha una lavorazione diversa e magari più veloce. Quindi io ho scelto di fare la ciabatta perché solitamente mi piace di più la ciabatta. Quindi adesso lo mettiamo a lievitare un'ora nel forno caldo spento. Caldo spento significa che l'ho acceso, l'ho fatto scaldare e poi l'ho spento, ok? Allora, il nostro impasto si è lievitato, adesso andiamo a seguire le istruzioni che ci dirà il nostro bimbi. Quindi ci eravamo fermati al Allora, far lievitare in un luogo tiepido al riparo, correnti d'aria sino al raddoppio del volume di circa un'ora. Io l'ho fatto lievitare un po' di più, sulle 2 ore e mezza, perché non avevo tempo. Comunque, voi vedete, fin quando raddoppia, va bene. Ci dice di preriscaldare il forno a 220 gradi e io intanto già l'ho acceso. Poi ci dice: rivestite la placca del forno con la carta forno e spolverizzarla con la farina di semola. Allora, io già la carta forno ce l'ho messa, ho messo un po' di acqua sotto per far aderire bene la carta forno, spolverizzo con la farina di semola. Poi mi dice stendere sul piano di lavoro 2 fogli di pellicola trasparente, sovrapponendoli leggermente. Allora, facciamo così. Poniamo, nulla, ok, ok, poi sovrapponendoli leggermente, trasferire l'impasto lievitato sopra i fogli di pellicola infarinati, facendolo scivolare dalla ciotola con l'aiuto di una spatola da cucina. Quindi allora infariniamo anche la pellicola in modo che il nostro impasto non si appiccica, poi andiamo a prendere la spatola e facciamo cadere il nostro impasto. Possibilmente azzeccandoci sulla pellicola, presumo. Ok. Ok. Riprendiamo un po' del nostro impasto che c'era rimasto, ma
non ce n'è rimasto tanto, vedete? Poi ci dice: aiutandosi con i fogli di pellicola trasparente rovesciate la ciabatta sulla placca da forno. Quindi andiamo a prendere la nostra placca, sperando che mi vedete, e andrò a rovesciare il mio impasto. Mi vedete? Metto qua. Ce ne devo mettere un po' di più di farina. Ok, adesso sulla placca da forno preparata, girando la parte sottosopra con la parte che prima era a contatto con la pellicola trasparente rivolta verso l'alto. Dare una forma regolare alla ciabatta e cuocere in forno per 15 minuti a 220 gradi. Quindi adesso noi intanto diamo una mezza forma, mettiamo ancora un po' di semola perché ne avevo messa poca, diamo un po' di forma alla nostra ciabatta e mi sa che mi converrà metterla un po' per obbligo, perché se mentre cuoce cresce non ci entra, quindi la metterò per obbligo. Ok, la metto per obbligo, ma io la lascerei anche così, senza. Allora ci dice di cuocere in forno caldo per 15 minuti a 220 gradi. Dopo i 15 minuti abbassiamo la temperatura del forno a 180 gradi e proseguire la cottura per altri 10-15 minuti. Quindi andrò a infornare la mia ciabatta per 15 minuti a 220 gradi. Allora, eccoci, il nostro pane tipo ciabatta è pronto. Guardate come mi è venuto, sembra proprio una ciabatta vera. E adesso io sono curiosa di andarla a tagliare. Ragazzi, wow! Il mio pane è venuto veramente, guardate un po'. Questa è la mia ciabatta e mi sa che deve essere molto molto buona. La lavorazione è un po' lunga effettivamente, però se andiamo a pensare che magari ci vuole in totale una mezz'ora di lavoro più 24-26 ore di lievitazione, alla fine si può anche fare e si risparmia. Io andrò ad assaggiarlo. Buono, veramente buono. Proprio come quello che compro al supermercato. Molto soddisfatta di questa ricetta, perché quando stavo in lockdown, che ho provato svariate volte a fare il pane, non mi è mai venuto bene, mai, non so perché, mai venuto bene. Con la mia ricetta bimbi invece mi è venuto favoloso. Sono molto contenta, guardate un po'. Anzi, mo per curiosità lo vado anche a pesare per sapere quant'è, quanto me ne è uscito fuori. Quindi mettiamo tutto, 800 grammi, una fila da 800 grammi di pane, che
Al supermercato mi sarebbe costata tipo 3,50 euro. Invece io con una spesa di manco 1,50 euro, tra corrente, farina, lievito, acqua e olio, ho risparmiato 2 euro abbondanti, che quei 2 euro li posso ammortizzare pagandomi i bimbi. Donne in cucina, uomini in cucina, alla prossima ricetta e buon pane a tutti. Ciao!